In contatto con gli antenati e ricevere un messaggio importante dagli antenati. Prima cosa però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su Instagram e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco. E veniamo al tema. Il tema è proprio come entrare in contatto con gli antenati e che messaggio gli antenati ti possono dare, che può essere un messaggio rivoluzionario, un messaggio incredibile, che qualcosa, un segreto che ti solleverà da qualche problema. Quindi salutiamo anche Gina. Quindi quello che devi fare è semplicemente pensare a un tuo antenato, una persona che non è più nel mondo dei viventi e che per te è stato importante. Potrebbe essere un nonno, un parente, un genitore, non so, qualunque persona che secondo te, con la quale avevi un forte legame durante la vita, oppure anche una persona che magari non hai mai conosciuto, un tuo avo, che però in qualche modo, diciamo, è entrato in contatto con te. Alle volte succede, potrebbe essere anche un bisnonno, non so, qualunque persona. Salutiamo Silvia Piccinini, con quale credi di aver avuto un contatto o pensi di avere un contatto emotivo. Quindi concentrati su questa persona e ovviamente pensa anche a un problema che vuoi risolvere, a una questione che vuoi risolvere, che può essere sentimentale, affettiva, lavorativa. Insomma, creiamo questo entanglement tra te, l'antenato, il problema e la lettura dei tarocchi, perché i tarocchi ovviamente utilizzano de delle modalità di sincronicità. Quindi, una volta che hai fatto tutto questo, puoi passare a scegliere il testimone e passiamo quindi a vedere qual è il messaggio degli antenati, di un antenato, un messaggio incredibile che ti aiuterà. E salutiamo Silvia e passiamo alla scelta del Buddha, prima stesa, della piramide, seconda stesa, e della stele, terza stesa. Quindi o Buddha, o piramide, o stele. E partiamo dalla stesa del Buddha. Intanto ti ricordo di mettere un like, così facciamo girare il video, non costa niente, metti un like. E se ti vuoi abbonare al canale, puoi farlo, basta che vai nella home page, tastina abbonati. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che clicchi sul tastino col dollaro, fai una piccola donazione, anche un caffè ben accetto, oppure vai sotto il video, tastino super grazie. E vediamo, quindi qua abbiamo invece il Buddha. Quindi vediamo questo messaggio importante per te da parte di un antenato. Ovviamente i tarocchi lavorano per metafore e quindi ti aiuterà a risolvere un problema che devi interpretare tu all'interno del tuo problema, che può essere, ripeto, sentimentale, affettivo, lavorativo, sociale, insomma, relazionale. Salutiamo Keiza. Allora, vediamo quindi perché ha scelto il Buddha, la prima stesa, vediamo qual è questo messaggio molto utile per te da parte degli antenati. Mescoliamo le carte. Mescoliamo le carte e vediamo qual è questo messaggio per te da parte degli antenati. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Allora, il messaggio è interessante, è da prendere in considerazione. Ti sta dicendo che dovrai fare attenzione, un periodo in cui dovrai fare attenzione, perché potresti incontrare delle persone leggermente manipolative nei tuoi confronti, quindi che potrebbero, come dire, ostacolarti nel raggiungimento di un tuo obiettivo, quindi ognuno deve pensare a quello, e questo è il messaggio degli antenati. Diciamo che l'universo, le energie dell'universo non sono totalmente a tuo favore, ci saranno anche degli ostacoli esterni, insomma ti parla di ostacoli, ma comunque se tu coltiverai questo obiettivo, questa cosa che vuoi raggiungere, alla fine, questa cosa che desideri tanto, che deve essere il tuo desiderio profondo, desiderare, desidera,
il bisogno di raggiungere un obiettivo, allora lo raggiungerai se è veramente il tuo obiettivo profondo. Quindi fai attenzione, però ti dice questa persona di riferimento che potrebbero esserci energie negative, insomma, energie negative di qualcuno o qualcosa che cerca di impedirti di ottenere il risultato che vuoi ottenere. Vediamo sempre con i tarocchi di Marsiglia, sempre qual è il messaggio degli antenati, di un antenato in particolare per te, di un antenato con la quale o col quale hai avuto un forte entanglement, un forte collegamento. Vediamo qual è il messaggio che ti porta. Qual è il messaggio che ti porta? Allora, salutiamo Betty Cottage. Betty Cottage. Allora, quindi pensa a un antenato col quale hai vissuto un entanglement che ti porterà un aiuto, ti darà delle informazioni utili. Vediamo che cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Qual è il messaggio di questo antenato? Allora. Beh, allora ti dice che devi viverti bene la tua emotività, probabilmente non te la vivi, hai qualche blocco sulla trasgressione, devi lasciarti andare per viverti al meglio la tua emotività e avrai comunque sempre qualcuno che cercherà di antagonizzare. Quindi fai attenzione soprattutto a un personaggio maschile, immaturo, abbastanza giovane, abbastanza giovane poi relativamente, che in qualche modo cercherà di sottrarti, di ostacolarti, cercherà di indirizzarti male. Quindi invece concentrati sulle tue forze interiori per poter veramente essere felice e raggiungere quello che desideri. Vediamo ancora cosa ci dicono i tarocchi Zen, cosa ci dicono i tarocchi Zen per, diciamo, in base a questo messaggio proveniente dagli antenati col quale hai creato un entanglement semplicemente pensandolo, perché come lo crei l'entanglement, quindi questa connessione profonda con un antenato? Attraverso il nostro pensiero, come viene anche specificato bene nella quantistica, è quello che direziona gli eventi. Noi attraverso un pensiero possiamo direzionare gli eventi e direzionando gli eventi possiamo ottenere, come possiamo dire, dei risultati. Quindi impara a direzionare bene gli eventi. Quindi vediamo qual è i suggerimenti per te da parte di questo antenato per nell'area della vita che ti interessa maggiormente. Allora, cerca di essere creativo, non tarpare le ali alla creatività. Ad esempio, per le persone che fanno professioni artistiche, che ne so, potrebbero essere pittori, potrebbero essere quello che c'è di un artista, musicisti, architetti. Non lo so, ma anche che ne so, sarti che creano un evento di sartoria o grafici pubblicitari, sono tutte queste professioni artistiche che devi puntare al meglio sulla creatività. È giunto il momento di fare un'innovazione, di fare qualcosa di nuovo e sviluppare al meglio la tua creatività. Lasciati guidare, segui il tuo flusso interiore, segui il tuo cammino interiore. E cerca di vivere a contatto con la natura in modo semplice, non lasciarti, come dire, offuscare da falsi profeti che in qualche modo cercheranno di ostacolarti. Veniamo alla piramide, quindi qual è il messaggio? Un messaggio importante di un antenato per te? Quindi ricordo, pensa a una persona che ti è stata particolarmente cara in vita, che non è più tra i viventi, per creare una connessione, creare un entanglement con questa persona e poter
ricevere un messaggio, ricevere un messaggio che ti potrà essere utile, perché nella dimensione altra, diciamo, ci sono possibilità, ad esempio, delle energie di avere una visione diversa, completamente diversa del tempo, ad esempio. Quindi questa visione completamente diversa del tempo ti consente di vivere le cose diversamente, appunto. Quindi passiamo alla piramide e vediamo un attimino qual è il messaggio di un antenato. Sono cadute le carte, lo sentivo che cadevano, erano lì messe in bilico quasi. E si è verificata la profezia, si è verificata la profezia della caduta del mazzo di carte. Ma niente di che, lo recuperiamo. Vediamo quindi con i tarocchi, prima con gli arcani maggiori dei tarocchi, qual è il messaggio da parte di un antenato per te? Qual è? È un altro segno. Il messaggio dell'antenato per te. Allora, vediamo, tagliamo le carte, scegliamo le prime tre carte degli arcani maggiori dei tarocchi, vediamo qual è il messaggio dell'antenato per te. Allora, beh, qua diciamo che ci sono diverse possibilità. Allora, le carte sono molto buone in questo caso, ti sta dicendo che ci sarà un inizio in quello che tu vuoi intraprendere, ci sarà comunque un inizio, il progetto, la situazione che tu vuoi portare avanti avrà un inizio. Un altro segno, beh, la caduta delle carte, sì, è un segno, sicuramente erano lì in bilico e avevo la sensazione, mi sono detto adesso cadono e magari l'ho facilitato la caduta, non lo so. Comunque ci sarà un inizio e ci sarà una fine, perché abbiamo. È interessante, abbiamo la prima e l'ultima carta dei tarocchi, l'alfa e l'omega. Questa è la prima e l'ultima carta dei tarocchi. Poi c'è il matto, il jolly, che potrebbe essere messo in qualche volta al primo posto, qualche volta all'ultimo, ma potrebbe essere messo in qualunque posto il jolly. Diciamo che ufficialmente, matto a parte, abbiamo l'alfa e l'omega, la prima e l'ultima carta dei tarocchi, che significa che il tuo progetto si svilupperà e si svilupperà, diciamo, anche alla luce del sole. Quindi, se è una relazione sentimentale affettiva, partirà e diventerà, si concretizzerà in qualcosa di importante, ad esempio, per dire, e alla luce del sole. Quindi, non devi accettare, ti sta dicendo, tutte le situazioni ambigue, devi scartare tutte le situazioni ambigue, devi scartare tutte le situazioni tra virgolette poco chiare, perché il tutto, se è alla luce del sole, raggiungerà il suo compimento, diciamo, dall'inizio alla fine. Quindi, ad esempio, nell'ambito delle relazioni sentimentali affettive, lascia perdere tutte le relazioni con persone sposate, impegnate, perché, come dire, non si realizzerà quello che tu desideri, ovviamente, perché deve avvenire alla luce del sole. La relazione con una persona sposata non è mai, mai alla luce del sole. Questo devi tenerlo presente. Per cui, che ti piaccia o che non ti piaccia, le cose si manifestano in questo modo. Quindi, il messaggio dell'antenato è: qualunque cosa tu debba fare, la realizzerai. Se avviene alla luce del sole, non è un qualcosa di nascosto, non è un qualcosa che non si manifesta. E vediamo però di avere un'informazione in più utilizzando i tarocchi di Marsiglia, che comprendono sia gli arcani maggiori che gli arcani minori. Nel frattempo, ovviamente, metti un like se non l'hai ancora messo, non costa niente. E dà modo al video di girare e ti ricordo di iscriverti, se non l'hai ancora fatto, al mio nuovissimo canale YouTube Cammino Iniziatico. Questo canale, Cammino Iniziatico, è affine a questo e porto avanti delle cose, insomma, che piano piano spero di poterle rendere ancora più interessanti, per cui iscriviti, non costa assolutamente nulla e ci sono dei video che potrebbero
dare, diciamo, alcune informazioni concrete, diciamo, su come intraprendere un cammino iniziatico di sviluppo esoterico personale. Bene, vediamo quindi, siamo sempre alla seconda stesa della piramide, qual è il messaggio di questo antenato per te? Vediamo le prime tre carte, quindi di Arcani Maggiori Tarocchi. E direi che anche qua, diciamo, sono carte, direi, belle. Abbiamo visto prima cosa ci hanno detto gli arcani maggiori. Gli arcani minori ti dicono che comunque ci sono sentimenti, se fosse una relazione o comunque un qualcosa che ti piace, devi farlo con sentimento perché il tuo obiettivo anche qua va raggiunto e avrai anche l'appoggio comunque di persone solide, stabili, che crederanno in te, crederanno nel tuo progetto, oppure se si tratta di una relazione sentimentale, crederanno in te come persona. Quindi basta che, come dicevamo prima, le cose vengano svolte alla luce del sole, quindi non accettare situazioni in ombra, situazioni poco chiare, situazioni che non hanno le garanzie dell'essere, di avvenire alla luce del sole, tra virgolette. E vediamo i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Che ci dicono i tarocchi Zen di Osho? Tagliamo e vediamo un po'. Scegliamo le prime tre carte. Allora, beh, allora ci dicono: esce sempre il mondo, quindi la realizzazione, quindi punta in grande. Crea una tua connessione interiore forte e attenzione a non reprimerti, perché le persone che represse, le persone pessimiste non raggiungono i loro obiettivi. Quindi invece crea una connessione positiva con la tua interiorità e questo ti consentirà di raggiungere veramente obiettivi importanti. E passiamo alla terza stesa, che è la stesa della piramide, quindi un messaggio da parte degli antenati per te, che ti aiuterà in una tua situazione. Allora, passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele, e vediamo cosa ci dicono. Nel frattempo, come al solito, ti ricordo di iscriverti al nuovo canale, Cammino Iniziatico. Se vuoi abbonarti al canale, basta che clicchi sulla home page, ti abboni. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che clicchi sul tastino col dollarino e fare una piccola donazione al canale. Allora, vediamo, quindi tu concentrati su una persona importante per te, che è stata in vita importante per te e che non è più tra i viventi, oppure un antenato col quale credi di avere una profonda connessione, ad esempio per diversi motivi, insomma, tu sai perché attraverso il pensiero noi possiamo creare l'entanglement, possiamo creare quella connessione particolare. Che è il nostro pensiero alla fine che crea un entanglement. Ovviamente, se fosse una persona vivente, cioè vivente, col quale hai vissuto, hai condiviso un pezzo di vita, adesso non è più tra i viventi, l'entanglement magari era già presente, col pensiero lo riavvii soltanto. Vediamo le prime tre carte. Allora, è molto importante rendersi conto di un fatto fondamentale che abbiamo sempre le stelle che escono fuori. Allora, abbiamo l'eremita che rappresenta il percorso di crescita interiore, un percorso di conoscenza, quindi il messaggio è una carta positiva, nel senso che devi andare alla ricerca, però, come possiamo dire, del Santo Graal, della tua interiorità, quindi non trascurare la tua crescita interiore, vai sempre alla ricerca di nuove possibilità, vai sempre alla ricerca di nuove chance dentro di te, che ritroverai il vero tesoro, che ti consentirà di portare a termine anche un obiettivo, sfruttando anche o utilizzando risorse che ti daranno stabilità, che possono essere tue risorse interiori, che tu hai, ma potrebbe essere anche un personaggio esterno che potrà aiutarti questo, un personaggio con solidità, che ti potrà dare una mano, ma potrebbe essere anche una nostra parte interiore che abbiamo trovato. Quindi l'esplorazione, il mantenere viva, come dire, la
la ricerca interiore in questo caso è basilare, è fondamentale. Questo è il messaggio per quanto riguarda chi ha scelto la stele. Vediamo di approfondire con i tarocchi di Marsiglia, fare attenzione quindi a andare proprio alla ricerca della propria interiorità, dove ci sono delle risposte che probabilmente non avevi preso in considerazione per distrazione, perché la carta dell'eremita, l'uscita dritta, rappresenta anche la capacità di concentrazione, quindi evita di distrarti con situazioni che ti potrebbero soltanto togliere energie e non portare nulla di buono. Scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Beh, abbiamo anche qua, allora, il raggiungimento, quindi avviene, deve avvenire anche qua la luce del sole, cioè quindi evita tutte le situazioni oscure, tutte le situazioni buie, perché il successo avviene alla luce del sole. Ci sarà anche un principio di miglioramento da un punto di vista economico-finanziario, non una, come dire, tipo la vincita alla lotteria di Capodanno, ma una crescita, però un consolidamento delle finanze e mantieni saldi i tuoi principi, i principi che ti fanno da guida e che devono condurti, diciamo, alla luce del sole a raggiungere questo obiettivo. Quindi si vede anche un consolidamento di natura comunque economico, piccoli passi però, piccoli passi che piano piano però vanno nella direzione giusta. È meglio fare piccoli passi costanti nella direzione giusta. È un po' la differenza tra la formica e la pulce, no? La pulce salta, fa dei salti lunghi, poi si ferma e non si muove più, mentre la formica va più lentamente, ma va di continuo. La formica è sempre in movimento. E quindi questa è un po' la differenza tra pulce e formica, perché la pulce, scusate che è caduta una carta. La pulce è, diciamo, è un animale che invece porta sempre energie, la formica. Allora, quindi piccoli passi, salutiamo Patrizia Perotti, benvenuta anche a Patrizia Perotti, e vediamo quindi i consigli provenienti da questo antenato col quale ti sei concentrato. Ricordo che i tarocchi sono validi nel momento in cui vengono visti, quindi chi volesse rivederlo in qualunque momento possono essere validi, possono essere interessanti, perché sfruttano proprio il meccanismo degli eventi sincronici. Allora, evita di proiettare, cioè basati su dati reali, su fatti reali. Questo è il consiglio. Rivolgersi all'interno, viene di nuovo questa carta che è omologa, diciamo, da un certo punto di vista, alla carta che è uscita prima dell'eremita, quindi dentro di te avrai delle risposte se le cercherai e non essere non avere sudditanza nei confronti di qualche persona, ma ribellati, manifesta le tue energie. Ecco, questi sono i suggerimenti per chi ha scelto la stele.